Ben ritrovati in questa puntata di Arte Vagando. Abbiamo come ospite un giovanissimo artista. Sì. 21 anni, lo possiamo dire, tanto non... Anzi, sì, ecco. Dai, non mi offendo. Si chiama Ivan, ma in arte... Lito. Sì. Spiegaci intanto il perché di questo nome e poi andiamo a scoprire le tue opere d'arte. Okay. Mi sono chiamato Lito appunto per recuperare un po' il senso delle mie opere, che appunto sono sassi che raccolgo un po' in cantieri, visto che non faccio solo questo di lavoro, e anche in natura, ovviamente, dove posso. Ecco, il senso di queste opere sono tutti sassi, ognuno di questi ha una sua espressione. Hai voluto dimostrare prima di tutto che il sasso, contrariamente a quanto si possa pensare la sua durezza, sei duro come un sasso, sì, non è vero. Esatto. Hai voluto proprio cambiare il significato, stravolgere il significato, dimostrando la fragilità. Sì, allora infatti l'oggetto del sasso appunto è una cosa voluta, è l'oggetto più semplice e umile che ci sia, se uno pensa a qualcosa di semplice, un sasso. Però decontestualizzandolo e antropomorfizzandolo, per me il risultato è impagabile, perché appunto c'è questo contrasto durezza-fragilità. Fragilità appunto rappresentata dalle lacrime e in quest'opera in particolare dalle spaccature. Quest'opera si chiama Tutti Sasso, vuole rappresentare e raffigurare la bellezza che si crea connettendo persone, mentalità e appunto soggetti, individui. E perché queste lacrime? Mi dicevi prima che in realtà queste lacrime hanno un significato, sì, no? Queste palline, queste sfere colorate ne hanno un altro. Sì, che, sì, sì. Diciamo che sono quelli che colpiscono di più, quelle colorate, però in realtà sono quelle che hanno più un significato più profondo. Esatto. Ecco, spiegaci meglio tu. Allora, nella mia arte c'è un significato generale, che appunto è quello di una presa di coscienza totale, nel senso che il mio intento è creare un legame spettatore-opera, e le lacrime appunto servono per mettere sullo stesso piatto della bilancia questi due fattori. Il sasso, anche se appunto, come ha detto lei prima, è comunque qualcosa di duro, si può dire sei duro come un sasso, con queste lacrime vuole scoprire tutte le sue fragilità per ammorbidire, fra virgolette, anche lo spettatore. È un legame appunto che ti piace che proprio si crea. Sì, sì, sì. Creare. E invece mi dicevi, è molto ispirata ai tempi moderni questa, sì, che poi rivediamo anche lì in un formato un po' più grande, no? Perché colpisce questa rivestitura, diciamo, in quest'opera qua? Lo si spiega meglio appunto in Mario Sasso, che fa parte della raccolta Apparenza Bugiarda. Inizialmente, guardando quest'opera, uno pensa, wow, che bella, tutta colorata, tutta vivace, però se lo si va a guardare nei minimi dettagli e a mettere un po' il dito nella ferita, si vede appunto che questi pallini sono tutti corrosi, sono sciolti, non sono come uno magari li vedeva da lontano o da appena visti. La classica apparenza che spesso e volentieri dalla gente si vede, poi in realtà scava esatto, e niente. Comunque ogni scultura ha un nome, sì, no? Cioè un nome di persona, sì, sì, non sì, ci esatto, sono, non lo so, panorama all'alba, paesaggio al tramonto, no, questo si chiama Camillo, Mario, tutti nomi di persona. Sì, sì, nulla, non ho voluto appunto dare nomi fantascientifici o appunto, non volevo riprendere questo fattore dell'arte di creare qualcosa di esclusivo per una certa nicchia di persone, ma appunto dare dei nomi propri di persona alle mie opere, per appunto amplificare ancora di più questo concetto di parità, gerarchia. Cioè io vorrei appunto che il pubblico e l'opera siano sullo stesso livello. Bene, anche per questa settimana è tutto. Io ringrazio Ivan. Grazie anzi, a voi. In bocca al lupo per il tuo futuro, perché tu sei Speriamo. Giovane.
E siamo nelle vostre mani, nelle tue mani, mi raccomando, con i sassi, con tutto quello che comporta, soprattutto i sentimenti, perché tu sei una persona con tanti sentimenti che hai voluto anche riprodurre nelle tue opere, trasformando una cosa così fredda in uno sfogo di fragilità, che è quello che siamo tutti noi. Bene, noi ci vediamo la prossima settimana, tanti saluti a tutti e non mancate.